parleremo di filler labbra, cosa che un po' ci rimanda al mondo dell'estetica, ma molto interessante il fatto che invece ne parliamo con un altro esperto, medico odontoiatra, professore di malattie odontostomatologiche, odontoiatra e master europeo in medicina estetica. Professor Antonio Daddona, benvenuto. Salve, grazie dell'invito innanzitutto. Grazie a lei di averlo accettato. Bene, bene, un argomento interessante. Allora, argomento interessante, ma trovo proprio interessante il fatto di parlarne con un esperto dei denti, come se poi le labbra non facessero parte sempre dello stesso contesto. No, è un argomento interessante per quanto mi riguarda, perché da un po' di anni, diciamo, noi odontoiatri abbiamo avuto la possibilità di occuparci di quello che è l'estetica del viso. Fino, diciamo, a un anno fa ci occupavamo di quello che era il terzo inferiore, quindi per farci capire, diciamo, tutto quello che era al di sotto, diciamo, della spina nasale, finalmente. Esatto. Invece da un anno a questa parte abbiamo la possibilità anche di poterci occupare del viso. E come dico ai miei pazienti, il sorriso è sicuramente una cosa importantissima per quanto riguarda la socialità, un biglietto da visita. Prima di parlare, noi in genere, se abbiamo piacere nel incontrare una persona, sorridiamo. Corretto. E quindi il sorriso, i denti, è un bellissimo quadro che deve avere una bellissima cornice. La cornice, esatto, ideale sono le labbra. Le labbra. Penso che sia proprio il paragone migliore, ma non solo, in fondo... le labbra stesse sono un po' condizionate dal sotto, cioè dai denti, dalla forma che hanno, dalle posizioni. E questo proprio per questo motivo io sostengo questo tipo di trattamento, soprattutto dagli odontoiatri, soprattutto per quanto riguarda il filo e labbra, senza nulla togliere agli altri colleghi, chiaramente. Ci mancherebbe, non però, che a fare. Però è molto importante capire, soprattutto dalla parte del paziente, che delle labbra ben, diciamo, strutturate hanno necessità di avere al di sotto dei denti che siano presenti innanzitutto, e meglio ancora se sono presenti in maniera ortodontica, quindi ben posizionati. Quindi se un paziente poi viene con delle mancanze a livello delle labbra e magari mancano degli elementi dentari, dei denti, io consiglio sempre di dare anche un'occhiata a quello che potrebbe essere andare a ripristinare una corretta occlusione, un corretto sorriso, perché questo garantisce sicuramente un risultato poi del filo e labbra sicuramente superiore. Certo, non solo, in fondo trovo che sia anche un po' comodo il fatto di poter avere due cure distinte in un'unica soluzione, perché invece di dover avere due professionisti distinti di riferimento, nel momento in cui mi fido di uno, ecco che ho sia la parte che sta dietro, sia la parte che sta davanti. C'è. Quindi è un vantaggio anche proprio dal punto di vista del paziente. Del paziente, ma soprattutto anche uno entra nella psicologia del paziente, perché adesso sempre di più si avvicinano non solo pazienti di sesso femminile, ma anche sesso maschile. Siamo alla pari. E allora quando uno ha delle belle labbra, però le vuole esporre, vuole sorridere, se poi sotto non ha un bel sorriso, tende comunque a rimanere sempre chiuse, alla labbra chiuse. Verissimo anche questo. Allora, vediamo poi nel pratico come avviene questo filler. Anzitutto le domande penso classiche, si vedrà molto che cos'è, mi fa male, cavolo, le cicatrici. Allora, il filler innanzitutto, i materiali medici che vengono utilizzati attualmente sono tutti a base di acido ialuronico, soprattutto perché in passato si usavano delle sostanze che erano anche non riassorbibili, erano dei siliconi che sono assolutamente vietati adesso. Invece il vantaggio di avere questo materiale, innanzitutto è un materiale che fa parte del nostro organismo, perché fa parte di una delle componenti fondamentali della nostra pelle, delle nostre labbra, che è il collagene, quindi è l'acido ialuronico. E il vantaggio è che questo tipo di materiale è riassorbibile, quindi se lei viene da me, un paziente viene da me, io so che questo trattamento durerà un tot numero di mesi, in genere può variare tra i 4 e i 6 mesi, questo dipende un pochino dal metabolismo, diciamo, di ognuno di noi, quindi chi riassorbe un pochino di più, chi riassorbe un pochino di meno. La cosa importante è che se ci dovessero essere delle piccole complicanze, o comunque se il paziente
ha avuto un trattamento non corretto, non fatto da me perché io sono bravissimo, però ha magari una imperfezione, c'è la possibilità tramite un enzima reversibile che è chiamato ialuronidasi di poter completamente dissolvere quello che è il materiale che noi andiamo ad iniettare. Oh, questa è una bella informazione, anche il fatto che essendo riassorbibile dall'organismo in fondo mi permette anche nel tempo di capire la misura che mi piace di più. Infatti molto spesso vengono i primi i neofiti, diciamo, del filo, che dico: mi raccomando, la cosa classica è: mi raccomando, mi faccia le labbra che però non si noti, che non si veda. Poi magari vengono dopo una settimana, però me le ha fatte che non si notano proprio. E quindi poi si questa volta, molto spesso, la seconda volta dicono: questa volta si deve vedere. È diventato quasi come, mi passi il termine, come un biglietto da visita. No, è corretto, anche perché viviamo in una società in cui l'immagine è fondamentale. È chiaro che eticamente, per quanto mi riguarda, io cerco di consigliare il paziente per avere la giusta morfologia, il giusto volume rispetto a quello che è anche, diciamo, la forma del viso. Beh, senza certo andare a eccedere, perché poi si vedono degli eccessi che sinceramente non... Sì, esatto. Io tendo ad evitare, insomma, tendo poi magari a riferire questi pazienti ad altri colleghi, cioè le classiche labbra canotto, non so. Beh, se posso, sì, posso spiegare, non è un termine medico, però sì, sono cose che si vedono e comunque sono cose ormai non apprezzate come risultato, no? Sì. Quindi no, è importantissimo l'effetto naturale, certo, il fatto che sia reversibile, il fatto che nel tempo posso variare, potrei anche decidere di sei mesi in base alla stagione. Certo, assolutamente. Poi una cosa importante è che il collagene, quindi quello che è poi la componente fondamentale, diciamo, delle labbra, tende purtroppo, ahimè, perché io sono un pochino ace, come si dice, a andare incontro a degradazione, quindi a non essere riformato nel turnover come quando uno era giovane. Quindi le labbra tendono ad assottigliarsi con il chrono aging, con quello che viene detto chrono aging. Quindi molti pazienti vogliono riavere un pochino quella che è la tonicità e il volume di quando magari avevano delle foto di qualche anno, senza esagerare. Ovvio. Ma ci sono, per esempio, invece dal punto di vista operatorio, post-operatorio, ci sono delle complicazioni? È una difficile? Allora, non è una gestione difficile, la cosa importante è che deve essere fatto da mani esperte, perché la anatomia delle labbra e del viso è molto molto complicata e capillare, quindi la cosa importante è conoscere dove passano determinati vasi, che non devono essere assolutamente né compressi né occlusi. E quello che si può avvertire nel post operatorio è una leggera dolenzia, ma nulla, nulla di più, anche perché è medicina estetica, il paziente vuole uscire senza alcun tipo di edema, ematoma, quindi viene detto addirittura che è un tipo di terapia senza downtime, cioè lei viene, non lei, viene il paziente, che non si sa mai, viene il paziente nell'ora di pranzo e poi può tornare al lavoro senza che si veda alcun tipo di... Ah, così, proprio immediato? Sì. Quindi è facilissimo. Vai al parrucchiere. Non è facilissimo, però facilissimo, diciamo, però è una procedura assolutamente indolore, perché vengono utilizzate comunque o delle creme anestetiche topiche, oppure la classica anche tipo anestesia che noi usiamo in odontoiatria per fare altre terapie. Quindi il paziente non sente nulla. Poi i nuovi, diciamo, filler, quindi l'acido ialuronico, in genere viene prodotto in confezioni in cui all'interno già c'è una molecola anestetica, in genere la lidocaina, quindi anche quando viene iniettato, prima in passato magari potevano avere fastidio i pazienti e le pazienti, adesso invece sono completamente indolore. Perfetto, ma abbiamo detto che a livello odontoiatrico adesso ci si può occupare anche di tutto il viso. Il filler lo si può utilizzare anche in altre... Diciamo che in associazione con altri tipi di terapie, vedi, non so, la tossina botulinica, oppure la biostimolazione, può aiutare a ridurre o comunque eliminare quelle che sono le normali, diciamo, rughe che vanno con il chrono aging. Quindi nel mio caso, non è il suo caso, però per esempio le rughe nasolabiali, oppure quelle che vengono dette del saging, cioè quando uno è triste, le rughe della marionetta. E quindi tutto questo può essere, oppure per esempio chi è fumatore o comunque soprattutto le donne hanno particolare attenzione a quello che è il filtro del labbro superiore, quando si credono quelle piccole le rughette, perché ti sbava dette, il rossetto.
tutti creano quel problema che viene detto codice a barre, il barcode, quindi quelle si possono attenuare o eliminare del tutto. Oh, questa è una bella cosa da sapere. Allora, professor Dadona, la ringrazio moltissimo, ma l'aspetto ancora per approfondire qualche altro argomento che ci interessa molto. Molto volentieri. Salutiamo insieme i nostri ascoltatori. Arrivederci, grazie. Un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Bene.